Allora Alessia, dicevamo qui in corridoio dopo questa partita, questo bel 6-0, finalmente una squadra che comincia a giocare con logica, con razionalità, anche se oggi è stato poco più che un allenamento per voi. Ma le partite sono sempre difficili quando sono da giocare e dovevamo essere brave noi a metterla secondo i nostri binari e renderla facile poi. E quindi siamo partite aggressive, abbiamo voluto impostare questa partita all'attacco e imprimendo il nostro gioco fin da subito. Direi che ci siamo riuscite sbloccando il risultato in fretta e potevamo anche, secondo me, a fine primo tempo avere qualche gol in più sul tabellino. E però insomma ci siamo soddisfatte di questa vittoria perché era importantissima. Io parlavo di equilibrio anche perché si vede oggi chiaramente come, per esempio, la posizione, l'atteggiamento difensivo parte dagli attaccanti, perché è vero che avete giocato praticamente con tre punte, ma è anche vero che in fase di ripiegamento sia Dalla Giacoma, che un po' Valentina Boni e anche Alice sono tornate per dare manforte al centrocampo. C'è questo atteggiamento probabilmente anche nuovo, no? Siete tutte coinvolte nel progetto in campo, non si va per reparti, ma si ragiona per squadra. Tutti si attacca e tutti si difende, sì, sono bravissime perché fanno un bel lavoro, attaccare e poi tornare a difendere sicuramente richiede tanto e secondo me poi porta buoni risultati. Oggi come fase difensiva ci tenevamo a non subire gol, a essere compatte, a ridurre al minimo gli errori e insomma dai, siamo sulla strada giusta. Esercizi per casa durante l'allenamento, credo, ottimizzare le ripartenze, sbagliare meno appoggi sia difensivi che assist, perché nel primo tempo, nella parte finale del primo tempo, avete sbagliato qualcosa come una decina di appoggi. Gli ultimi passaggi, sì, se riusciamo anche quelli a completarli al meglio, secondo me veramente possiamo fare tanto e bene. Quindi segno i compiti per casa e poi le riporto. Allora, direi, Zoe, bella partita, anche perché poi quando nel secondo tempo c'è stato bisogno, insomma, non bisogno, ma si è voluto dare un po' di aria anche a chi ha giocato un po' di più, chi è sempre entrato con lo stimolo di a fare bene, secondo dimostrare di non essere assolutamente in panchina per sempre, ma forse per caso, no? Questa volta sono in panchina, ma domenica prossima gioco titolare. Sì, il mister quando ci ha fatto riscaldare ci ha detto di entrare subito convinte e di far girare la palla come sappiamo fare e come ci alleniamo durante tutta la settimana e questa è stata un po', diciamo, la chiave della svolta. Tutto qui. Senti, mi sembra di vedere adesso tante titolari a disposizione, forse perché è un po' che vedo il Mozzecane quest'anno e Chievo quest'anno, però mi pare di capire che siete una rosa abbastanza ampia per fare bene la categoria. Sì, diciamo che quest'anno questo è il nostro punto di forza, insomma, tutte le ragazze convocate sono a disposizione per il mister e siamo tutte sullo stesso livello e questo è un punto in più per noi, diciamo. Di centrocampo con grandi alternative, però, perché Tardini e Carraro fanno il centrale di centrocampo, però ci sei tu, però c'è Giorgia, però ci sono tante ragazze che possono dare una mano, a seconda delle occasioni. Questo è il reparto con più alternative, diciamo, anche il mister ce lo ripete sempre durante tutti gli allenamenti, quindi noi cerchiamo sempre di dare il massimo e poi le scelte dipendono dal mister, ma va bene così, nessun problema. Domenica si va a Perugia. Perugia è una partita dove. Quali sono i rischi maggiori di giocare a Perugia che si trova nella condizione di classifica che si trova e voi andate con il vento in poppa dell'entusiasmo di aver intrapreso un cammino bello, positivo finora? Sì, noi cercheremo subito dall'inizio di partire aggressive, di andare a prendere le alte, è un po' perché questo adesso è il nostro modo di giocare e stiamo vedendo che ci dà i risultati che speravamo, insomma, e quindi sarà una partita tosta, ovviamente basata sul piano fisico, ma noi ci siamo, insomma. Senti, due informazioni. La prima, come sta Francesca? Perché è uscita infortunata. Beh, adesso sembra che stia meglio, ha preso una botta sulla caviglia, noi le auguriamo il meglio e speriamo che sia disponibile per la settimana prossima. Quindi solo una botta. Sì, dai, speriamo. Ok.
forte, ma una botta. L'altra cosa, siccome devo fare un'intervista adesso al mister, vorrei chiedere perché ha tenuto in campo Valentina Boni, classe 83, diciamo la data di nascita di una donna, anche se insomma Valentina mi perdonerà, fino al 96esimo. Non è che tu in campo hai sentito magari che Valentina ha detto no, resto in campo, non volesse studiare prima, non so, è voluta lei rimanere in campo fino al 96esimo, oppure il mister ha deciso di lasciarla in campo? No, il mister ha deciso di tenerla in campo. Valentina è una ragazza molto umile, quindi penso che non si permetterebbe mai di dire queste frasi, insomma, però se il mister ha voluto tenerla in campo è perché crede molto nel lavoro che fa e insomma anche noi crediamo molto in lei come giocatrice e per molti di noi è comunque un esempio. Allora mister, prima di tutto, come sta Francesca Salaverni? Ma ho parlato 5 minuti fa, ha un leggero dolore ma penso che sia recuperabile. Perché l'impressione da fuori era che fosse un problema molto più serio, in realtà lei ha sentito molto dolore, io mi sono augurato fosse stata solo una botta. Sì, ma ha fatto una leggera rotazione di tutta la gamba, io avevo paura per il ginocchio, invece il ginocchio è a posto, dice che ha solo un piccolo fastidio alla caviglia, però penso che sia recuperabile. In questo poco più che allenamento contro una Novese che insomma pare veramente un po' sbandata come squadra, abbiamo trovato e credo tu abbia trovato comunque delle conferme importanti. La prima, se mi permetto, un ritrovato equilibrio dalla tua gestione in poi. Sì, abbiamo lavorato su questo, abbiamo cercato di dare equilibrio alla squadra, soprattutto abbiamo cercato di dare un po' di fiducia a certe giocatrici che per me sono molto importanti. Poi è chiaro, le rotazioni si fanno, i cambi si fanno, ma bisogna farli con un attimino di parsimonia, ecco, in questa fase perlomeno. Sì, sei rimasto contento dell'approccio assoluto mentale alla gara, mi pare, no? Tutte hanno giocato con la disponibilità anche a sacrificarsi. Ho visto le esterne che attaccavano, ma anche tornavano con puntualità. Questo mi pare che sia un input dalla panchina. Sì, sì, questo è un input. Diciamo che queste partite, per come si era messa la partita stessa, rischi che poi magari perdi un po' di concentrazione, magari qualcuno approfitta a fare qualche giocata un po' avventurosa perché dice il risultato è quasi acquisito. Invece sono state brave perché per 90 minuti abbiamo cercato di fare il nostro gioco. Ho visto una squadra con un'organizzazione reparto per reparto e ho visto che le centrocampisti fanno le centrocampiste, questo per capire anche l'esclusione di Rachele Peretti, no? Così, la mia idea che mi sono fatto è che Rachele tornerà sicuramente utilissima, ma quando, credo io, la mia idea, imparerà anche a fare la fase difensiva, questa è la mia idea. Bravo, allora adesso farai volevo sapere da te, visto. No, hai centrato perfettamente il tema. C'è qualcuna che deve un po' adattarsi, abituarsi a questo nuovo modulo di gioco. Rachele è una di queste. Rachele ha una grossissima potenzialità come giocatrice e deve imparare giustamente a fare anche le fasi difensive. Noi vogliamo, se possibile, attaccare in tanti, ma dobbiamo essere anche bravi a difendere poi in tanti. Non è che possiamo fare solo una delle due fasi, quindi le due transizioni dobbiamo farle entrambe. L'ultima cosa, prima di parlare poi di Perugia, c'è una Carabot che però in panchina bussa alla tua porta per entrare nell'11, perché ho il sospetto insomma che sarà sempre un problema poi scegliere là davanti, perché oggi darà Giacomo molto bene, credo Martani bene, Valentina sempre molto bene, però Carabot spinge. Sì, Carabot spinge, però diciamo che lei non è ancora entrata bene nei meccanismi che io voglio davanti. Io voglio, sì, giochiamo con 3 punte, però noi sappiamo che dobbiamo giocare in un determinato modo. E Carabot è importante per la sua velocità, per il suo dinamismo, però deve imparare bene a fare certi movimenti. Quando avrà imparato sicuramente sarà anche lei un punto importante in attacco. Domenica si va a Perugia, sei più preoccupato delle gare di questo tipo che non delle gare magari con pari squadra di classifica o superiore? Perché ho il sospetto che abbiamo più da perdere andare a Perugia che non a guadagnare. Sì, purtroppo è così, innanzitutto perché fino a ieri erano dirette concorrenti e poi con queste squadre sarebbe importante non lasciare punti lungo la strada, quindi è chiaro che sono quelle più difficili. C'è da dire anche che con le grosse realtà tipo Napoli e San Marino magari gli stimoli vengono anche da soli, con queste dobbiamo essere bravi noi a trovare gli stimoli per volere il risultato positivo.
L'ultima cosa, te la devo fare domanda da giornalista un po' così fastidioso, ma devo fartela. 96 minuti per Valentina Boni, 37 anni quest'anno. Non hai pensato a un cambio prima, a farla rientrare dopo un 3-0, un 4-0? L'hai fatta giocare fino alla fine. Ma l'idea era di farla, diciamo, di farla uscire con la Carabò. Dopo c'è stato purtroppo l'infortunio della Salaoni, che questo ci ha un attimino scombussolato i piani, e quindi ha dovuto soffrire fino al 96. Però Valentina è un'atleta, è preparatissima, è super allenata, non gli facciano paura neanche i 96 minuti. Io ho sempre il sospetto che tolta dal campo prima le dia sempre un piccolo fastidio Valentina, no? Sicuramente sì, questo sì. Bocca al lupo per Perugia. Grazie.